Buongiorno a tutte, mi presento, sono Chiara Ferrari e lavoro per la cooperativa sociale On the Road. Chi come me lavora nel campo della violenza di genere sa bene come questa situazione particolare di quarantena all'interno della quale tutti noi ci troviamo possa aumentare il rischio per molte donne di subire violenza domestica. In questo video vogliamo dare dei consigli quindi a tutte quelle donne che pensano di trovarsi all'interno di una relazione maltrattante. Innanzitutto, trova un spazio sicuro, un luogo sicuro all'interno della tua abitazione, ad esempio una stanza in cui puoi chiederti a chiave insieme ai tuoi figli. Tieni sempre con te il tuo cellulare, assicurati che la batteria sia carica in maniera tale da poter chiamare il 112 o il 113 in caso di bisogno. Chiama il 1522 per essere messa in contatto con un centro antiviolenza e avere informazioni e ricevere sostegno. Salva il numero del centro antiviolenza in rubrica sotto un nome di fantasia in maniera tale da non metterti a rischio qualora il tuo partner tenesse sotto controllo il tuo telefono. Tieniti in contatto con familiari o amici che pensi possano esserti di aiuto o sostegno. Non metterti a rischio e quindi non comunicare al tuo partner l'intenzione di lasciarlo o di separarti. Non dirgli che vuoi metterti in contatto con le forze dell'ordine o che hai preso contatto, che vuoi prendere contatto con un centro antiviolenza.